elevate, le estremitate del monte Tudaio, in le Alpes italiane. Io vi mostro un poco del panorama. Il Halinkum guttas de pluvia, ma solamente un nube che va a passare rapidamente. Allora io non essere molto preoccupato. Este monte è stato le teatro nelle prime guerre mondiali di alcuni scontros inter le armee italiane e lo austriac. Le italianos controllava este monte e costruiva sur illo molte fortificazioni con cannones. Vos pote veder sub le antenne che il Halicum ruinas. Io vi mostrare plus de ruinas in alcun momentos. Ma le triste storia de este loco è che gli italiani costruivano un strata pro attingere le sommitate del monte e pro costruire tutte le fortificazioni, pro portare le materiali, le cannone, le munizioni. Ma al fin gli austriaci con le aviazioni le bombava e distrueva tutte le fortificazioni, así che ilos esseva de facto inutilizzate. Ilos esseva costruite durante alcun annos e distruite in alcun menses, ma isto de facto non è un lavoro totalmente inutile, perché al minus nos pote gauder delle strade che le costruiva e del ruinas dello che rimane. Io mostro ancora un poco del panorama. Ah, vos potete vedere un poco del fortificazioni. On vede che in le muro il halicum bucos pro sparare, io suppone, pro osservare e sparare. Ma se io continuo, io vos va a mostrare ancora un poco le... Ah, io non sapevo queste parole. In italiano non si dice caserma. Questo è un... le loco ubi le soldatos dormi. E la pluvia si fa un po' più forte. Questo non è molto agradabile. Che io non la dezzite è che le percorso per arrivare hic è abbastanza lunghe. Io non sapevo, non memora quanto è la lunghezza del longor di questo percorso, ma le altitudini, le livello che on deve salire è così delle fortificazioni, sì, intertanto è 1300 metros, che non si faceva a piede, chiaramente. Così le strada, ma questo tratto di strada non è molto ben conservato. Io credo probabilmente che solamente alcun jeeps poteva vedere, ma le parti un poco più a basso lo è conservate abbastanza bene. E ho un potere a vedere con le jeep, forse anche con un'automobile normale. De facto le strade chiaramente sono claudite, perché è abbastanza fino, non pote passare più che un'automobile al mese tempore. Queste sono altre fortificazioni distrutte e le tecniche moderne lo ha riutilizzate per placiare antennas e antennas, non so se va ibi,
anteriormente viste le forti onde che non pote vedere, allora nos non va. Questo è la stessa fortificazione che io vi mostrava del sumitate, queste sono molto belle de facto, tutto distrutte, ma non potete immaginare le grandeur di queste costruzioni e le difficoltà per costruirlo in queste situazioni. Questo è un'altra caserma, riparo il in caverna, ibi, io va a mostrarlo che il fa come è l'interior, il ha un poco di eco, forse voi potete audirlo, tutto chiaramente hai siete removite, il ha nulle chance di trovare ibi alcun resto di guerra. Fatto, io suppone che il aveva un pavimento e anche se va rimovite ha un'altra camera, io non sapevo se io vuole vedere o no, questo è troppo obscuro, io potrei attivare le lumine ma io non sapevo se questo è possibile comunque con il telefono, no, no. Allora io non va a mostrarvi queste parti troppo tenebrose e non potrei cadere. Ma io vi mostravo dell'altro lato. Questa è la carta dell'edificio. Io vi mostravo questa parte, il magazzino del pulveres, del... come dice del... Oh, io non sapevo questa parola, ma le polvere che esplode. Io provavo a vedere in questa direzione, ma diceva troppo... obscuro questa area, io non vi mostrarlo, io è hic e questa entrata è questa, ma ancora questo è troppo tenebrose e le condizioni non è ottimale. De facto io sono molto sicuro, credo che è molto improbabile che alcun petra va a cadere in questo momento, ma sto in ogni caso io voglio vedere ubi io me promena. Questo è un del molte caverne che le soldatos doveva costruire però arrivare a questo punto tutto se va minate, le montagne se va minate. Il ha questa strada che continua usque al valle. Ancora un poco di panorama. Potete vedere ancora un poco del muro de fortificazioni de ste latere. Le caverne e queste altre parve casa alcuno ha ponite queste nylon sulle finestre e io potevo mostrarlo, c'è molto parve muro tabula e muro un poco distrutte, ah forse anche l'aveva un toilette. Bon, io credo che io va a finire, io va a ritornare plus a basso rapidamente, sin troppo de pauses, allora queste sono le ultime occasioni di mostrarvi le panorama, un po' te anche vedere un po' di fortificazioni plus a basso, ha plure fortificazioni su questo monte, io ripeto le nomine, questo è Monte Tudaio. E se vos veni a Italia, questo è un promenade che vos potete fare se necessitate di equipamento speciale, scarpas normal, è possibile perché la strada, come vos vede, è abbastanza confortabile, ma non deve promenarsi molto, è molto in alto. Arrivederci, ciao.